essere presenti e agli illustri ospiti e amici che ci hanno voluto raggiungere questa sera. Come voi sono molto amareggiato, sia perché è un convegno estremamente di alto livello ed era più efficace, ma penso altrettanto di noi farlo dal vivo e anche per riuscire ad aiutarci tutti a vivere meglio questa nuova normalità che durerà per alcuni mesi. Brevi considerazioni, ma di importanza secondo me rilevante. Abbiamo incontrato come presidenti delle sezioni della Lombardia il presidente nazionale Galletti 2 o 3 settimane fa. Abbiamo esposto a lui i nostri lavori, le nostre attività, e abbiamo iniziato con lui a tracciare un po' la linea di quello che è il suo mandato appena iniziato nel cambiare la visione del luci del prossimo futuro. Il consulente ecclesiastico Don Maurizio Ormas continuerà nelle sue serate di approfondimento sulla dottrina sociale della Chiesa. Sul sito, che vi ricordo essere lucidmilano.org, il socio Gianfranco Fabi e Don Walter Magnori continuano nella loro preziosissima carrellata di commenti al Vangelo della domenica che viene. E abbiamo voluto continuare il proficuo rapporto con l'ufficio di collocamento dell'Università Cattolica, che ci dedica risorse importanti in termini di stage curriculari che ragazze e ragazzi vengono a fare da noi. Brevemente i prossimi due eventi, ancora su Zoom come avevo anticipato: il primo il 10 novembre in collaborazione con Argis, di cui presidente è il nostro socio Gianfranco Fabi, che è l'associazione per la ricerca della governance dell'impresa sociale. E affronteremo il tema Le strade della buona economia con l'amico professor Massimo Folador, a seguito della sua uscita del libro in cui intervista vari imprenditori verso un'economia integrale. Interverranno il cavaliere del lavoro Linda Gilli, imprenditrice e proprietaria di Inaz, anche nostra consigliera, e per UCID il vicepresidente Simone Binismaghi. Il 26 novembre invece, sempre su Zoom, avremo il professor Leonardo Becchetti, che con Marta Zighetti continuerà il tema del welfare inclusivo e sociale, che abbiamo iniziato a toccare con grande successo a un convegno molto importante a inizio anno, a fine gennaio scorso, e accanto a loro ci sarà anche Silvia Bolzoni, la proprietaria di Zeta Service, e nostra nuova consigliera. Ricordo che il tema del welfare è quello di dire sì, andiamo un po' oltre magari la visione del bravo imprenditore che crea benessere per i propri dipendenti, ma cerchiamo di ridare un po' al territorio quel benessere che merita e che si aspetta, quindi un welfare oltre l'azienda e la fabbrica. L'incontro di oggi abbiamo voluto, anche per dare speranza e visione, che sia un po' il primo incontro di un ciclo che abbiamo chiamato UCI The Next Generation, la generatività e la spinta all'autoimprenditorialità dei giovani. Sicuramente un punto di riferimento importante è il professor Magatti, ne ha anche il professor Rosina e altri professori che ci accompagneranno un po' nel nostro percorso. Devo dire grazie sicuramente al nostro presidente onorario, ingegnere Giorgio Bagliani, e anche all'ingegnere Federico Falken, che mi hanno motivato a iniziare a trattare in modo molto approfondito il tema dei giovani, accompagnandolo anche a una ricerca. Un breve cenno sul nostro progetto, così entriamo subito nel merito. La volontà è quella di approfondire il tema che per noi è il tema, cioè quello di riuscire a veramente creare e formare una nuova e valida classe dirigente del futuro, con un approccio anche scientifico, e da qui quello che dicevo prima, una ricerca che abbiamo iniziato a fare con l'Università Cattolica sul favorire nel mondo giovanile la spinta all'autoimprenditorialità. I giovani adulti, chiamiamoli così perché l'età è quella dai 19 ai 25-26 anni, è in bilico e sono sospesi in una situazione di incertezza affettiva, relazionale e sociale. Si parla a questo proposito di crisi della generatività, che incide non solo sulla questione del lavoro e della natalità, ma anche su quella della generatività sociale, come poi ben spiegherà il professor Magatti, sulla produzione di capitale umano, sul volontariato, sulla vita civile e comunitaria. 4 parole chiave abbiamo iniziato un po' a identificare per questo nuovo progetto: l'imprenditività o autoimprenditorialità, l'orientamento, la formazione intesa come apprendimento dell'esperienza e appunto la generatività sociale. Con l'imprenditività viene a mancare una sana spinta all'imprenditorialità intesa come autoimprenditorialità e quindi come competenza
progettare il proprio percorso lavorativo in linea con le proprie aspirazioni. Con orientamento invece ci si riferisce alla possibilità di facilitare nei giovani una maggiore consapevolezza di sé, l'autostima e del proprio percorso di vita, sia personale che lavorativo, al fine ovviamente di orientare adeguatamente i propri sforzi e le proprie scelte. Con formazione invece ci riferiamo alla possibilità di riflettere su di sé, sul proprio percorso e apprendere dall'esperienza. Quindi cercare il fallimento come fattore critico di successo, per attivare un circolo virtuoso di pensiero e azione in un mondo che spesso si muove sempre più rapidamente e con grande complessità. Con generatività sociale invece facciamo riferimento alla possibilità dei giovani di integrarsi nella comunità, con i giovani adulti e con gli adulti, in un modo molto nuovo e creativo, in un rapporto con le generazioni in cui tendono sempre di più a dare il proprio contributo. Finisco ponendovi, diciamo, delle domande che poi sono sempre un po' quelle che riescono a scaricare a terra meglio i concetti che ci siamo fatti a inizio ricerca. I giovani come percepiscono il mondo in cui stanno vivendo e cosa intendono per autoimprenditorialità? Quali difficoltà vedono alla propria realizzazione sia personale che familiare e lavorativa? Quali aiuti riterrebbero utili? Quali competenze trasversali possiedono e quali vorrebbero avere, in quali ovviamente si sentono carenti, e per quei giovani che vivono in famiglia, nel mondo delle imprese familiari, come vivono il passaggio generazionale, che non è un accadimento, ma è sicuramente un processo che prende la famiglia e l'azienda. E su questo andremo molto a fondo con l'Associazione delle Aziende Familiari e soprattutto Assolombarda. Allora, su queste ultime battute lascio la parola a Luciano Martucci, che delineerà meglio il tema dei giovani, e poi a Don Maurizio Omas per un saluto, e poi entriamo nel merito grazie al professor Magatti. Io vi ringrazio ancora di cuore e buon lavoro. Grazie Stefano, io vi rubo soltanto un minuto, anche perché le cose importanti le ha già dette tutte Stefano, e quindi rischierei soltanto di ripetermi. Parlo in quanto, diciamo così, former president, e che è quello che ha un po' iniziato e lanciato questi due progetti, cioè la sezione di Milano si concentra essenzialmente su questi due progetti a cui lui ha fatto cenno. Uno che è quello del welfare, che non è semplicemente soltanto il welfare aziendale, che è una faccenda che riguarda la loyalty dei dipendenti, la soddisfazione, cioè non è questo quello che ci interessa una cosa molto più grande che guarda la società, guarda quelli che sono fuori e quindi che deve mettere in piedi questo triangolo del quale abbiamo parlato tante volte con Stefano Zamagni, e cioè del pubblico, l'impresa e diciamo il terzo settore, che sinergicamente devono cercare di affrontare problemi di difficoltà, di disagio, eccetera, che saranno sempre crescenti. Quindi qui ci sarà il prossimo incontro adesso a novembre per andare avanti su questa strada. Quello dei giovani è estremamente importante e diventerà, diciamo, focale anch'esso. Stefano ha già detto tutto, voglio solo aggiungere una cosa, anche un po' sulla falsariga di qualcuna delle cose molto brillanti scritte dal professor Magatti, che io leggo sempre con attenzione e religiosamente. E cioè, quello che interesserebbe me, ma parlo per me, è di aiutare questi giovani, laddove è possibile, nella misura in cui è possibile, a diventare una parte integrante di un processo inevitabile di sviluppo e di crescita della società e dell'economia, e non invece a sentirsene esclusi e quindi a ricadere nella parte, diciamo, della popolazione che cerca prevalentemente protezione. C'è questa grande dicotomia che non è il caso di cui non è il caso di parlare adesso nella società, però è chiaro che noi, se guardiamo il futuro, dobbiamo spingere i giovani verso la parte, per me, a mio giudizio, diciamo positiva per noi e per loro. Vabbè, con questo io direi che rischio soltanto di dilungarmi e quindi di non dire nulla di utile. Quindi mi taccio, sentiamo. Grazie Luciano. Grazie, e passo la parola a Don Maurizio, che dovendoci lasciare alle 7 ci dà un breve saluto e un augurio. Sì, purtroppo è proprio solo un saluto dal momento che ho un impegno precedente. Certo, questo convegno, che pure nasce
queste difficoltà dello Zoom, eccetera, è qualificato, è un convegno che può essere utile proprio per cercare di identificare le strade per far uscire dall'insicurezza i giovani, quell'insicurezza che tende a paralizzarli e a farli cadere nella prospettiva della richiesta di protezione piuttosto che nella prospettiva della soggettività e dell'imprenditorialità, che poi è un'insicurezza che li paralizza anche agli altri livelli di cui già Stefano ci ha parlato, affettivo, relazionale, eccetera. Sì, effettivamente anche come associazione dovremmo cercare, nei limiti del possibile, di stare loro accanto e di fare percepire l'utilità dell'associazione. D'altra parte, storicamente, almeno le associazioni di cui io sono consulente ecclesiastico, sono nate proprio per dare, penso anche al CIF, Centro Italiano Femminile, sono nate storicamente, subito dopo la guerra, proprio per dare un appoggio e per aiutare a fare un percorso quasi del tutto nuovo, le donne nel caso del CIF, gli imprenditori durante la fase della ricostruzione. Se riusciamo a recuperare questa dimensione di sostegno, di appoggio, di aiuto e anche di riferimento, ecco che non solo siamo utili ai nostri soci e in generale alla società, ma diamo anche un contributo vero, cioè mettiamo in gioco nella nostra associazione delle dinamiche che la rendono un luogo di esperienza anche tra noi. Vi ringrazio e buon lavoro. Grazie mille, Don Maurizio. Allora, entriamo nel merito. Il professor Magatti, sociologo ed economista, professore dell'Università Cattolica di Milano e fondatore dell'Archivio della Generalità Vita Sociale. Poi interverranno Stefania Radoccia, membro del Consiglio Direttivo di UCI Milano e Managing Partner Tax and Law e Market Leader di Ernst & Young EY Italia. L'accompagnerà Simone Colla, membro del Consiglio Direttivo di UCI, anche lui, e Managing Director dell'American Chamber of Commerce in Italy. E modererà e darà un suo contributo altrettanto prezioso Alessandro Rosina, professore della Cattolica, demografo, direttore del centro di ricerca LSA, laboratorio di statistica applicata alle decisioni economiche aziendali e coordinatore del famoso rapporto giovani dell'Istituto Toniolo. Io ringrazio veramente di cuore con voi, andiamo spediti e lascio la parola al professor Magatti che ripone veramente tanta stima. Grazie. Bene, grazie. Sono naturalmente contento di poter scambiare qualche riflessione con voi dell'UCID di Milano. Peccato che non ci siamo potuti vedere in compresenza, ma insomma utilizziamo comunque bene questo tempo, è una grande opportunità riflettere in questo momento, credo. Ma io, prima si è parlato di relazione, no, io do qualche spunto di riflessione a quella che appunto vuole essere poi anche una discussione comune, quindi non è che devo fare una lezione, diciamo così. Ieri, Alberto Melloni, che è un uomo molto intelligente, molto acuto, anche sarcastico, ha pubblicato un articolo sul cattolicesimo, varie correnti, esponenti, così via. Poi ci siamo sentiti con Alberto, abbiamo sorriso, e con riferimento appunto al sottoscritto, alla generatività sociale, l'ha definita, sì, perché adesso in ambito ecclesiale sono tutti generativi, che come la vecchia pomata, no? Dici, come la vecchia pomata che per tutti gli usi. Ecco, vabbè, mi sembra una cosa con cui iniziare anche per prendersi anche un po' in giro, diciamo, tra virgolette. In realtà vorrei con voi non tanto soffermarmi su questo termine, dirò qualche cosa poi strada facendo, ma appunto offrire una riflessione rispetto a quelli che mi sembra di capire siano gli obiettivi della vostra iniziativa. Ma partiamo da brevissimamente con una dichiarazione, diciamo, sintetica. Questa terzo shock globale in 19 anni, 2001, 11 settembre, 2008, crisi finanziaria e 2020, la pandemia, che abbiamo capito, purtroppo stiamo capendo in queste settimane,
che non è qualche cosa che poteva, come avremmo sperato, è durato qualche mese, non so, da marzo a giugno, ma è una cosa che ci accompagnerà in qualche misura, con qualche intensità, però in maniera significativa almeno da qui alla prossima estate sostanzialmente, augurandoci tutti quanti di evitare altri lockdown, ma sarà una partita dura, quindi stiamo parlando di un processo, questo terzo shock, che diciamo durerà circa un anno e mezzo. Ecco, io penso che questa vicenda sia un grande acceleratore di processi e anche un grande, lo dico con un gergo sociologico, ma adesso poi non mi soffermo, diciamo declassificatore, cioè rompe tutta una serie di routine, di cose, di modi di fare, di modi di pensare, di un ordine delle cose, diciamo, in qualche modo costituito. Okay? E dico subito che sono tra coloro che pensano che indietro non si torna, non sappiamo esattamente se questa accelerazione e questa declassificazione sarà per il meglio o sarà per il peggio, si vedrà. È tutto molto aperto, diciamo così. Però io penso che sia molto importante che soprattutto chi ha ruoli di responsabilità, io per il mio mestiere di professore, voi in questo caso per il vostro ruolo di imprenditori e membri di un'associazione significativa, ma vale per gli amministratori, la politica, tanti altri naturalmente, io credo che sia molto importante che non per il gusto di dire che c'è il cambiamento, perché poi sia molto importante che non facciamo come la famosa regina quando c'era la rivoluzione, no? Che dicevano, vabbè, là fuori c'è la gente in piazza, dicono che hanno fame, voi dateli la brioche. Cioè, in genere, nella storia, quelli che dicono che il mondo non cambia sono le persone come noi, a vario titolo, che hanno ruoli di responsabilità e ruoli di, diciamo, che conoscono il mondo per come si è fatto, ecco, diciamo. Io penso che questa sarà una vicenda che cambierà tante cose. Sono partito dicendo che questo è il terzo shock in 19 anni e sappiamo che ci sono molti rapporti internazionali che dicono che le economie contemporanee sono molto potenti, sono fantastiche da tanti punti di vista, ma sono esposte a tutta una serie di shock di varia natura e genere, di cui adesso naturalmente non parliamo. Dentro questa per me è una premessa, diciamo così, quindi se avessimo fatto questo incontro qualche mese fa l'avremmo fatto in maniera totalmente diversa. Per me parlare di giovani, parlare di generatività, parlare di futuro oggi significa non liquidare troppo in fretta quello che sta accadendo. Io lo continuo a dire, qui nessuno è professore, io quindi diciamo, perché stiamo parlando di qualche cosa che la nostra generazione non conosce. Quindi stanno accadendo delle cose che affrontiamo giorno per giorno, come possiamo, come sappiamo. Bene, allora, dentro questa cornice, come questa vicenda impatterà in particolare sulla popolazione giovanile, è molto difficile da dire, perché naturalmente da una parte immediatamente questo si tradurrà come un'ulteriore complicazione rispetto alle prospettive di vita, alle possibilità di avviare sia dal punto di vista affettivo, familiare, lavorativo, per molti, diciamo così, no? I problemi aumenteranno. Possiamo però al tempo stesso capire che questa è la partita della vita di quella generazione, diciamo, quella generazione intendo chi ha meno di 40 anni, sono di chi è in una fase esistenziale, diciamo, ancora di grande potenzialità. Non che noi non abbiamo potenzialità, ne abbiamo certamente ancora, ma insomma io credo che sia la partita della vita di quella generazione. E questo, boh, chissà come giocherà quella generazione questa partita, e quindi è anche tra l'altro importante chiedersi qual è il nostro ruolo nel far sì che quella generazione giochi bene la partita.
sia messa nelle condizioni di giocare bene la partita. Ho già usato in vari ambienti questa immagine, che uso in maniera solo metaforica, ovviamente, detto che la storia non si ripete mai alla stessa maniera, che se però guardiamo il secolo scorso, noi abbiamo avuto due grandi disastri, le due guerre mondiali, che non sono paragonabili alla pandemia, anche se il prolungarsi di sta vicenda, insomma, va un po' in quella direzione, che sono stati gli anni 20 e gli anni 50. Sono decenni opposti. Gli anni 20 sono stati anni di disordine, di malcontento, di rabbia, di insoddisfazione, che hanno portato agli esiti che sappiamo. Gli anni 50 sono stati l'avvio di un ciclo economico, sociale, politico, culturale diverso da quello che c'era prima. Cioè, la risposta a un momento di difficoltà, di accelerazione, di declassificazione, può essere veramente opposto. E chi ha studiato le grandi crisi tende a dirci che raramente dalle crisi profonde, che tra l'altro investono proprio anche la dimensione emotiva delle persone, si esce semplicemente tornando come prima, difficilmente. Diciamo, questo per me è importante perché il tema è, da una parte, è stato accennato da chi è intervenuto prima, lo sappiamo, qui c'è Alessandro Rosina che ha fatto molte ricerche empiriche, ma tutta la letteratura internazionale, diciamo, poi per quanto riguarda l'Europa e l'Italia in particolare, ce lo dice. Potremmo dire così, perdonatemi voi che siete imprenditori, il gergo sociologico, ma quello che attanaglia, diciamo, già prima del Covid, le generazioni giovanili è una crisi del desiderio, fondamentalmente, il che è paradossale, no? Perché quello che è successo negli ultimi decenni è che è stato liberato il desiderio soggettivo. Cioè, è un paradosso, ma la storia e la vita sociale è sempre piena di paradossi. Cioè, rispetto alla generazione degli anni 60-70, dove il tema era contrapporsi, contestare, prendere il posto, affermarsi contro la generazione, diciamo, che era al potere, tra virgolette, no? Oggi invece il problema, qualcuno ha parlato di insicurezza, il problema è che noi abbiamo molti giovani che, diciamo, non tutti, ci mancherebbe altro, però il tenore generale della popolazione giovanile è di una grande incertezza, di una fatica a scegliere una strada, di timore rispetto a un mondo che viene visto come molto complesso, molto dinamico, un senso di inappropriatezza, di non essere mai all'altezza, no? di non essere al posto giusto, nel momento giusto, di non sapere bene con chi parlare, quali possono essere i tuoi riferimenti, quali possono essere i tuoi agganci. Quindi c'è questo sentimento di crisi del desiderio che è un problema molto serio. A questo proposito, se mi permettete, dato che io faccio professore, quindi il mio compito è anche quello di darvi qualche stimolo, faccio una citazione molto importante, che se fosse Zamani mi direbbe: Mauro, però guarda che non c'è solo Max Weber, ci sono tanti altri. C'è anche Amintore Fanfani, che sapete, scrisse un importante libro sul capitalismo e il cattolicesimo. Benissimo. Ma Max Weber, sapete, mette in relazione il capitalismo con lo spirito, uno dei suoi temi, no? Il capitalismo e lo spirito del calvinismo, della riforma protestante. Perché dico questo? Perché io penso che a valle di questo terzo shock, è detto che in generale in molte economie, certamente in Italia dopo il 2008, diciamo, noi abbiamo avuto un lungo periodo di non crescita, chiamiamola così, di grande difficoltà sociale. Quindi abbiamo una terza botta importante a tutta una serie di equilibri economici, politici. Oggi avete letto, no? Che la nuova strategia della Cina è puntare su mercati interni. Amici, cioè, questo
avrà effetti abbastanza significativi, vero, sull'organizzazione economica, non è che sarà una decisione irrilevante, poi si vedranno tante cose. Quindi da una parte abbiamo cambiamenti in atto destinati a modificare, diciamo, assetti strutturali dell'ultimo trentennio. E dall'altra parte appunto abbiamo quote di popolazione molto incerta, molto impaurita, addirittura che rifiuta pezzi interi dell'idea di modernità, e una popolazione giovanile che viene da, questa condizione un po' di insicurezza. Allora, perché cito Weber? Perché il tema è, prima di tutto, ma non lo dico perché sono lucido, lo dico in senso weberiano, il prima di tutto è spirituale. Noi potremmo fare e tentare tutte le riforme che vogliamo, potremmo introdurre tutte le innovazioni che volete immaginare, ma se noi non ritroviamo, specialmente in Occidente, specialmente in Italia, dentro l'Occidente, diciamo così, le ragioni, il senso, le motivazioni, il perché, appunto, è bello, è interessante, è desiderabile impegnarsi, diciamo, nella propria professione in generale, in particolare nell'attività economica, nell'attività imprenditiva, se questa dimensione non riusciamo a rigiocarla in una società evoluta, io credo che senza la spinta demografica poi è impossibile. È impossibile. Perché la crescita economica è data dalla spinta demografica, dalla spinta spirituale, dalla motivazione, dal desiderio, e poi naturalmente dagli assetti istituzionali, dalla tecnologia e così via. Ma gli assetti istituzionali, le politiche, la tecnologia non possono sostituire la dimensione della demografia che noi non abbiamo e della dimensione, tra virgolette, spirituale. Si arriva fino a un certo punto, diciamo, ma oltre non si può fare. Questo, secondo me, diciamo, permette, senza farla troppo lunga, come ho detto non è una relazione ma sono insieme di spunti, di capire perché credo che abbia senso parlare di generatività, al di là della vecchia pomata di cui parla Melloni, perché c'entrava prima e c'entra ancora di più in questo momento. Allora, ci sono due grandi driver. I due grandi driver sono la sostenibilità, Green New Deal, e la digitalizzazione. In America lo chiamano lo Green New Deal. Questi sono i due grandi driver. Però, diciamo, questi due grandi driver che sono, diciamo, preziosissimi, fondamentali, che non si possono non affrontare, aggredire, cavalcare, diciamo, utilizzare, mettetela come volete, diciamo così, no? Questi due grandi driver da soli non, un'altra volta non bastano, anzi io dico, e lo dico a maggior ragione perché sono a Milano e perché sono a Lucid, non bastano perché potrebbero portarci laddove non avremmo mai voluto andare. Spiego perché. Nel 1948 Joseph Schumpeter, nel libro Capitalismo, Socialismo e Democrazia, conclude dicendo, amici, pensando all'Unione Sovietica e confrontandola con l'economia di mercato e lo sviluppo della grande impresa, Schumpeter dice, amici, guardate che qui si intravede già che non nell'Unione Sovietica, ma nel codice dell'economia di mercato capitalistica, se non stiamo attenti, la tendenza sarà quella, diciamo, di una progressiva centralizzazione. Allora, perché dico provocatoriamente che sostenibilità e digitalizzazione non bastano? Perché sostenibilità e digitalizzazione possono portare dritti, 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 diciamo così, a dei livelli di centralizzazione che gli amici russi dell'Unione Sovietica non erano assolutamente in grado nemmeno di immaginare. E la nostra, la generazione che col 89 ha affermato
la vittoria della libera economia contro, diciamo così, il centralismo sovietico, adesso si troverà ad aiutare la prossima generazione a decidere se noi vogliamo continuare a investire sulla libertà, a giocare sulla libertà delle persone, la responsabilità, la capacità di autonomia, oppure, diciamo così, se in quello che sapete qualcuno ha chiamato come tendenza negativa l'economia della sorveglianza, le persone si atterranno semplicemente a eseguire delle procedure e il livello di centralizzazione del potere economico aumenterà anche per via della spinta che c'è dentro la pandemia, chiaramente, sia per la domanda di sicurezza sia per il centralismo anche statale che questa cosa porterà. Allora, cosa c'entra in tutto questo la generatività? Io penso che la generatività sia un modo per dire diversamente, con un'altra parola, perché poi le parole, come ci insegna Emily Dickinson, sono delle finestre che ci aprono gli squarci, diciamo così. La parola generatività ci aiuta a capire che il tema del futuro, noi abbiamo passato un secolo a diventare bravissimi a produrre beni, che ancora facciamo e molti di voi producono beni. Poi abbiamo passato l'ultimo mezzo secolo a dire diventiamo consumatori e abbiamo fatto un altro giro. Prima solo consumo, poi consumo più finanza e globalizzazione. Adesso, diciamo, al terzo shock globale, con tutti i processi che sono in atto, il tema è non tornare solo alla produzione, perché sennò distruggiamo il pianeta e non ci sono più motivazioni, capire che il consumo in quanto tale, diciamo, no, che va benissimo il consumo, ma non è più in grado di liberare gli spiriti, per citare Keynes. Allora, la parola generatività che viene da Erickson piuttosto che da Hannah Arendt, adesso lasciamo perdere, diciamo così, dice che la realizzazione di una persona ha prima di tutto a che fare con la sua capacità di dare un contributo mettendo qualche cosa al mondo che lui pensa abbia senso e in ultima istanza, facendo questo, di far circolare la libertà tra di noi. Perché dico questo? Perché da anni lavoro sul tema della generatività? Per la ragione di Weber. Perché se noi non riusciamo a dire diversamente che la crescita economica ha a che fare con una dimensione strumentale, materiale, molto concreta, ma traduce anche una spinta, in senso weberiano, spirituale, di senso, noi non ce la facciamo né a uscire da questa pandemia, né a reggere la sfida cinese, che poi il tema è quello lì, no? E potrei andare avanti a lungo dicendo che allora sostenibilità e digitalizzazione, che sono due grandi driver, devono essere completati, diciamo così, da un lato col grande tema della formazione, che non è certamente solo la scuola, fare incontri per i giovani imprenditori, cioè la formazione è una dimensione dell'esistere. Non è che a 18 anni, a 20 anni è finito di studiare. Voi lo sapete, perché voi facendo l'imprenditore sapete che, diciamo, c'è una formazione continua che è il rapporto con la realtà che ti costringe a rimanere sveglio, aggiornato, capace, intelligente, curioso, no? Quindi c'è un tema centrale di formazione. E io su questo, poi veramente 2 minuti finisco, perché sennò faccio troppo lunga. Cioè, i nostri progenitori, cioè pensate nell'Ottocento quando qualcuno ha detto facciamo leggere e scrivere tutti, quando sapevano leggere il 5% della popolazione, ma i primi che l'hanno detto li ha messo il neurodeliri. Gli hanno detto, ma lei come si immagina di farli studiare tutti, chi paga le scuole, gli insegnanti? Cioè rispetto al capitolo formazione siamo rimasti là. Ma come si fa a reggere la sostenibilità, la digitalizzazione, se tu non hai una popolazione formata? Ma come fai? Infatti uno dei problemi dell'Italia, lo sappiamo, no? È che noi siamo indietro come i gamberi dal punto di vista della qualità del nostro tessuto umano.
E insieme l'altro pezzo è naturalmente la qualità dei nostri tessuti relazionali, istituzionali e territoriali. Perché una delle conseguenze della pandemia è che dopo 30 anni di espansione, in cui abbiamo sganciato l'economia e la società, quello che sta avvenendo, avveniva già prima del 2020, ma il processo si accelera, è che si va ricomponendo una relazione tra l'economia e la società. Cioè il futuro apparterrà a quelle comunità economiche e sociali che sapranno stringere patti di sviluppo, di crescita. Integrali che implicano appunto le persone, il tema dell'integrazione dei più fragili, la questione ambientale, la questione dell'investimento sulle infrastrutture, cioè il futuro si vedeva già prima del 2020 questo tipo di logica, naturalmente non in un senso di chiusura, di contrapposizione, ma diciamo nella capacità, attraverso questa capacità di creare patti, di stare dentro dei processi che sono necessariamente più grandi, globali. Ecco allora che, chiudo su questa immagine, che in America, sapete, già prima si parlava di purpose, no? Del tema dello scopo, del fine, del senso, accanto al profit. Beh, il discorso del purpose chiaramente c'entra molto col tema della generatività, perché alla fine il purpose è la capacità di un'impresa di dire: io sto facendo i mattoni, ma d'accordo, sto facendo i mattoni, ma facendo i mattoni, come dire, sto facendo questo discorso alla società, porto questo contributo, voglio che tu nel costruire il mattone mi trovi il mattone che rispetta la natura, se sto dicendo delle sciocchezze, no? Cioè dobbiamo ingaggiare, dobbiamo creare le condizioni di ingaggiare. Oggi, e veramente chiudo con quest'ultima cosa, avete letto sul Sole 24 Ore, non è una novità certamente per voi, che in Italia ci sono 1.600 miliardi in depositi bancari. Ma secondo voi questi 1.600 miliardi in depositi bancari, che sono tutti nei depositi bancari di chi ha 50 anni in su, che non si fida di mandare i soldi nei circuiti finanziari internazionali, giustamente, tanto più oggi, come facciamo a mobilitarli? Rispetto a quali progetti? Rispetto a quale senso? Ecco, io credo che ci sia un enorme spazio in questa accelerazione, declassificazione, per tentare di pensare il futuro. È una cosa difficile, nessuno ha la ricetta, però è una cosa straordinariamente attraente, e dei giovani possono essere, credo, attirati, se noi siamo capaci, a essere parte di una sfida che, come quella appunto del secondo dopoguerra, una sfida di una generazione che ha davanti un futuro ancora in larga parte da costruire. Grazie. Grazie, grazie Mauro, grazie professor Magatti, bellissimo. Bellissimo il tuo intervento. Procedo veloce, lascio la parola ad Alessandro Rosina per altrettanti suoi brevi spunti rispetto al suo osservatorio privilegiato sia dell'Ateneo Cattolica sia delle sue attività varie associative, per poi dare anche la parola a Stefania Radorci e a Simone Colla per una loro appunto testimonianza e accogliere brevemente qualche domanda dal pubblico. Grazie Alessandro. Bene, no, grazie a te, grazie a questa occasione di confronto, grazie a Mauro e agli stimoli e agli spunti che ha dato. Io sono combattuto tra un intervento che avevo progettato un po' più lungo e uno più breve, e opto per quello più breve, così abbiamo più spazio per confrontarci. Quello più breve è semplicemente una riflessione che si aggancia a quello che diceva Mauro. Anche quello più lungo era ben integrato, però insomma, andiamo in questa direzione. Allora, e si inserisce, cioè tocca il tema su cui stiamo ragionando, su cui ci stiamo confrontando, a partire da un elemento di cronaca legato alla pandemia. È legato anche alla categoria di cui ci stiamo occupando, che è quella dei giovani, ma in senso negativo.
e cioè quello che è il dibattito sul fatto che tra chi sta spingendo questa seconda ondata di pandemia ci sono i giovani che si aggregano in maniera un po' troppo libera e quindi in maniera un po' irresponsabile nella possibilità appunto di diffondere il contagio. E se ne è parlato molto, tanto appunto che il governo ha deciso con te stesso di telefonare a Fedez, insomma degli influencer, perché il messaggio arrivi alle nuove generazioni. Allora qui parto da qui perché noi continuiamo a pensare alle nuove generazioni in senso strumentale, ovvero continuiamo a pensare ai giovani rispetto a quello che noi ci aspettiamo da loro. E invece facciamo, e siamo molto quindi propensi a giudicarli, ma facciamo fatica a mettersi in sintonia con loro, con le loro aspettative, con le loro attese, con, oltre che poi con il linguaggio giusto e il messaggio da dare. Ora è evidente che dopo la prima ondata non c'è stato un messaggio, una comunicazione chiara nei confronti delle nuove generazioni in grado di mettersi in sintonia con loro e aiutarli a creare responsabilità e consapevolezza rispetto ai loro comportamenti. E trovarsi adesso a condannarli sarebbe un po' sostanzialmente. Quindi noi dobbiamo invece, più che metterci nell'ottica di che abbiamo ben chiara, cioè di cosa noi ci aspettiamo da loro, dovremmo fare lo sforzo di capire che cosa possiamo cosa possiamo offrire alle nuove generazioni. Mauro lo diceva bene prima, cioè come mettere le nuove generazioni nelle condizioni di giocarsi loro bene la partita, non di farlo come nel ruolo nel quale noi li vogliamo vedere giocare. E spesso questo ruolo è semplicemente stare in panchina o fare da raccapalle dal resto. Allora qui sta la questione. Allora, se noi avessimo giovani passivi che quindi fanno esattamente quello che noi gli diciamo, cioè che decidiamo che non vadano a scuola, non vanno a scuola e stanno zitti, decidiamo di inquinare il pianeta e di deturparlo e di esaurire le risorse e stanno zitti, e decidiamo che devono mettersi la mascherina, che devono comportarsi in un certo modo e loro lo fanno bene, se abbiamo giovani di questo tipo noi saremmo una società, un governo, una classe dirigente molto contenta, perché sostanzialmente abbiamo giovani che semplicemente non disturbano, rispondono alle nostre esigenze di sicurezza, alle nostre esigenze di sicurezza, e sono parte di quella centralizzazione che richiede che i soggetti che noi vogliamo che si comportino in un certo modo lo facciano. Ma è questo quello che vogliamo dalle nuove generazioni? E quello che ci dice Mauro è no, perché esattamente se noi vogliamo che i giovani siano così e se queste sono le nostre aspettative, adesso se ci lamentiamo perché i giovani non si conformano a quello che noi ci aspettiamo, non facciamo un passo avanti. Anzi, rischiamo ancora di più di andare verso quella deriva che dobbiamo cercare di evitare. Mentre quello che dobbiamo offrire alle nuove generazioni è la possibilità di formare una nuova cittadinanza attiva, responsabile, consapevole. Consapevole rispetto ai nuovi rischi e alle nuove opportunità del nuovo mondo che andrà a costituirsi nel post-pandemia, nel quale loro vivranno come adulti e come anziani in questo mondo. E quindi devono poter costruire questa cittadinanza attiva, responsabile e consapevole. E se noi semplicemente li vogliamo passivi e vogliamo che si conformino semplicemente a delle regole, non gli diamo invece quella libertà responsabilizzante e consapevole che invece li fa diventare soggetti pienamente attivi delle nuove opportunità di un mondo che cambia e che si migliora con loro. E allora qui sta la questione: cosa abbiamo fatto finora per costruire con loro questa nuova cittadinanza, per formare questa nuova cittadinanza libera, responsabile e consapevole? Nulla. Però dall'altra parte il nostro desiderio di
controllare tutto, centralizzare e rispondere alla nostra esigenza di sicurezza, quello diventa prevalente, e se loro si conformano a questo noi siamo tranquilli. Ecco, secondo me qui sta un elemento cardine di come noi dobbiamo porci nei confronti delle nuove generazioni, perché vuol dire come noi ci stiamo ponendo nei confronti del nostro futuro e come ci stiamo ponendo rispetto a questo bivio tra, appunto, costruire un mondo che vada verso libertà e responsabilità o un mondo che va verso, e la spinta della pandemia può veramente portarci in quella direzione se non siamo noi invece che agiamo in maniera diversa, perché il mondo non migliora con il cambiamento e con le forze del cambiamento, migliora con il nostro impegno a migliorarlo, a renderlo migliore e a fare in modo che ci sia, che il senso e il valore che possiamo esprimere noi e con le nuove generazioni possa essere riconosciuto e possa poi pienamente realizzarsi, ma con strumenti adeguati perché possa essere fatto. E gli strumenti culturali sono quelli principali per poter leggere la realtà che cambia e vedersi come soggetto positivo all'interno della realtà che cambia. Perché se noi priviamo i giovani di queste due cose, cioè di leggere il mondo complesso che cambia e di intravedersi come soggetti positivi a produrre miglioramento dal cambiamento, per forza di cose i giovani diventano NEET. Perdono il senso e il valore di quello che è il loro stare nella comunità e nel loro agire, e quindi poi è chiaro che le loro scelte diventano scelte schiacciate sul presente e schiacciate sulla in difesa e poi sulla convenienza stretta. Quindi qui sta questa riflessione che lega un po', ecco, i temi che sono stati messi sul piatto del confronto che dobbiamo fare stasera, e che fa capire che c'è un approccio di lettura della realtà e di relazione quindi con le nuove generazioni e di ruolo dare alle nuove generazioni e del mondo che vogliamo costruire e del futuro in cui riconoscersi, che sono in gioco. E che sono in gioco con le scelte che stiamo facendo e che dobbiamo fare, tra l'altro nel breve periodo, perché appunto se non le facciamo, se non impostiamo in maniera diversa un percorso diverso, saremo trascinati verso forze che sono molto, come Mauro ha ben messo in evidenza, che sono in grado di trascinarci altrove e quindi di farci trovare non il futuro che desideriamo, ma il futuro che ci capiterà, e questo futuro che ci capiterà è ancora più rischioso rispetto a quello che era la situazione prima della pandemia. Quindi, detto questo, che è semplicemente una riflessione ai margini di quello che diceva Mauro e di questo impegno quindi a leggere il cambiamento e a mettere in campo strumenti che con le nuove generazioni consentano a questo cambiamento di diventare miglioramento, passo la parola ai due relatori, quindi chiedendo a semplicemente dando la parola e mettendo semmai in luce alcune parole chiave che possono essere utili per guidare un po' anche il confronto. Queste parole chiave le metto lì, sono quelle di comunità, perché ovviamente dobbiamo pensarci assieme ed è il nostro stare in relazione, il produrre valore collettivo che poi consente appunto di immaginare assieme un futuro migliore collettivamente, e poi su cui collettivamente ci impegniamo a produrre un miglioramento. La seconda parola chiave è quella del rapporto tra generazioni, e quindi ovviamente il mondo cambia nell'avvicendarsi delle generazioni, nel rapporto che c'è tra le generazioni. Nessun mondo migliore è possibile, può essere costruito contro le generazioni precedenti e senza le generazioni successive. Qui c'è tra l'altro il tema sia quantitativo che qualitativo del rapporto tra generazioni. E quindi qual è il ruolo delle generazioni più mature rispetto appunto alle sfide che devono affrontare le nuove generazioni, questi under 40 di cui parlava Mauro, che dovranno costruire la loro vita in un mondo diverso. La terza parola è quella del genere, perché c'è comunque una questione anche femminile che riguarda il nostro paese,
che riguarda le nuove generazioni, che riguarda la necessità che il capitale umano delle giovani donne possa trovare opportunità di adeguata valorizzazione, cosa che finora non siamo riusciti a fare, visto che il tasso di occupazione femminile continua a essere tra i più bassi in Europa e visto che le maggiori difficoltà, tra l'altro, di impatto della pandemia sono soprattutto ricadute sulle donne. E la quarta parola è quella delle competenze, e chiudo qui, cioè quali sono le competenze che servono e qual è la competenza principale, le competenze principali che dobbiamo dare alle nuove generazioni, rispetto al quale rafforzare il ruolo delle nuove generazioni. Ora, nelle ultime pagine dei Promessi Sposi, dopo la peste, dopo le angherie e dopo tutte le traversie che aveva affrontato Renzo, e che era poi riuscito fortunatamente a sposarsi con Lucia nonostante tutte le difficoltà e ad avere dei figli, il messaggio che lui ha imparato da questo mondo nuovo da costruire e che consente di essere migliore è l'impegno a migliorare attraverso la formazione delle nuove generazioni. Cioè il mondo può essere migliore se noi ci impegniamo a migliorarlo dando strumenti alle nuove generazioni per poter essere vincenti nel proprio tempo e quindi poter capire meglio la propria realtà e agire meglio per cambiare. E allora l'impegno che si... e questo passaggio chiave è proprio nelle ultime pagine dei Promessi Sposi, cioè la modernità che diventa impegno a trasformare il cambiamento in miglioramento attraverso la formazione delle nuove generazioni. E la competenza e la formazione delle nuove generazioni in quel tempo era il volere che i propri figli imparassero a leggere e a scrivere, come stesso Mauro poi ha accennato, no? Quello sforzo a dotare le nuove generazioni di uno strumento importante perché la modernità potesse poi diventare costruzione di un mondo migliore rispetto a quello precedente. Ora, noi dobbiamo chiederci qual è l'equivalente oggi per le nuove generazioni del saper leggere e scrivere. Cioè, nel mondo nuovo che vogliamo costruire nel post-pandemia, che cos'è, quali sono le competenze di cui dobbiamo assolutamente dotare le nuove generazioni? Allora, c'è una risposta, chiudo, c'è una risposta molto banale che viene data, che è quella delle competenze digitali. Le competenze digitali sono assolutamente diventate come leggere e scrivere all'epoca di Renzo o comunque all'epoca di Banzoni. Bene, secondo me invece la competenza più importante, il vero salto di qualità, è quella del apprendere ad apprendere, imparare a imparare, perché dovranno affrontare un mondo sempre più complesso che cambia da un anno all'altro anche il scenario velocemente, come è successo con il Covid. Dovranno costruire la loro vita in maniera diversa rispetto a prima e sapere riaggiustare i propri percorsi, saper guardare con attenzione i nuovi rischi, cogliere le nuove opportunità e saper utilizzare gli strumenti di prima e aggiornarli, saper costruire nuovi strumenti e saper riadattare le mappe all'interno del quale vanno a costruire il loro percorso, perché le mappe che ereditano dalle generazioni precedenti diventano sempre più velocemente obsolete e quindi non basta acquisire delle mappe di lettura della realtà, ma bisogna continuamente rimettere in discussione punti di riferimento e coordinate, e quindi di questo ne abbiamo bisogno, i giovani che non si perdano perché le coordinate cambiano, perché i punti di riferimento cambiano, ma giovani che sanno riadattare continuamente le coordinate e i punti di riferimento, ma con la loro capacità di trovare senso e produrre valore, costruire il loro percorso e all'interno di questo percorso costruire appunto valore nella loro vita e poi partecipare a produzione di benessere nella società in cui vivono. Questo è un po' le riflessioni a margine del bellissimo intervento, come al solito, di Mauro, e quindi chiedo a Stefania Radoccia di presentare inizialmente un po' la sua attività, quello che fa, e poi appunto in base anche alle le sue esperienze, quello che è l'attività che svolge, quali sono le sue considerazioni rispetto appunto ai temi che stiamo discutendo.
Grazie Alessandro, grazie, scusate in modo non tanto cavalleresco l'ingresso, non a gamba tesa ovviamente, ma prima di lasciare la palla a Stefania, vi ricordo magari che Stefania e Simone possono regalarci degli spunti che approfondiremo sicuramente nel prossimo convegno sui giovani, quindi tienila in caldo Alessandro la tua relazione corposa che avevi, perché a fine gennaio avremo un altro incontro nel quale ti richiameremo e chiedo appunto, come hai anticipato tu, a Stefania e a Simone di darci così degli stimoli anche a voce alta rispetto alle due relazioni precedenti. E viene proprio a pennello perché Stefania, mi ricordo di averla seguita a breve in un suo messaggio su LinkedIn a seguito appunto del EY Digital Capri Digital Summit, e leggo testualmente: quando si riferisce alla leadership delle nuove generazioni e al femminile, l'Italia ha bisogno di nuovi leader e di nuovi stili di leadership che sappiano coniugare una visione strategica con la capacità di execution dei progetti necessari per la ripresa del paese. Per questo è così importante integrare la leadership femminile nella catena decisionale. A me sembra che le cose ci stiano andando estremamente bene, guidate anche dall'alto. Quindi Stefania, ti ascoltiamo per qualche minuto. Grazie mille. Mi dovremmo sentirti? Sì, ecco, grazie Stefania. Ah, ecco, perfetto. Sì. No, io intanto ti ringrazio per avermi invitato e ringrazio il professor Magatti e il professor Rosina. E dicevo che sembrare banali dopo che loro hanno parlato è un attimo, no? È molto difficile parlare dopo di loro. Però le loro relazioni mi hanno sollecitato un sacco di spunti. Innanzitutto quello che dicevi tu rispetto anche a quello che abbiamo fatto al Digital Summit di Capri e alla citazione della mia intervista che tu facevi, mi sollecitava una serie di ulteriori riflessioni. E quando tu mi hai invitato a questo... Così mi sentite? Sì, ti sento, sì, spero vada meglio. Stefania, mi senti? Diciamo che se non mi sente magari do la parola a Simone per qualche minuto, poi va la... Bene, va bene, no, vabbè, ma allora faccio come quelle band che suonano in no, del gruppo principale, insomma. No, no, beh, intanto grazie dell'invito, ovviamente, grazie a tutti voi, grazie a Lucide, grazie ai professori che ci hanno preceduto, perché francamente mi hanno confuso nel senso buono e positivo del termine, perché evidentemente se... volevo dare qualche tratto su questioni, come dire, di economiche piuttosto che di programmi, di aziende che insomma si stanno in un certo senso rigenerando, invece adesso, come dire, voglio dare qualche opinione personale, perché mi hanno aiutato molto a capire un po' anche il momento in cui ci troviamo queste due relazioni, quindi vi ringrazio per questo. Io penso che questo virus sia sicuramente, per dire all'americana, un equalizer, cioè è qualcosa che purtroppo, a differenza anche di crisi recenti, quelle che sono state citate negli ultimi 20 anni, questo tocca indistintamente e trasversalmente tutti, ogni strato sociale, ogni tipo, come dire, di genere, con una maggiore probabilmente resistenza femminile rispetto a quella maschile per quanto riguarda la contrazione della malattia, questo lo si legge nelle statistiche, però in generale è un qualche cosa che ci tocca a tutti e che purtroppo in un certo senso ci resetta tutti. E mi viene da pensare che appunto come poi se ne uscirà, quando se ne uscirà, in che maniera e con quale spunto, ecco, questo diventa davvero un grosso question mark che è stampato sul volto di tutti. Mentre parlava il professor Magatti, ha citato anche il purpose, che in America naturalmente è uno dei fondamenti, diciamo, dell'intrapresa personale e professionale, e mi è venuto in mente una bellissima iniziativa che ha un po' precorso i tempi, ma ovviamente questo è un dibattito che è stato accelerato, come si diceva, dal Covid, ma che comunque si era già presente. Però questa bellissima presa di posizione di Jamie Dimon, che è famosissimo per chi lo conosce, naturalmente presidente di JP Morgan, che insieme ad altri 100 eroti CEO delle più grandi corporation americane ha scritto una specie di manifesto che è lo Statement on the Purpose of a Corporation, cioè il perché
e immagino che Luciano comprenda perfettamente quello che viene descritto in questo manifesto, cioè il perché un'azienda oggi come oggi deve pensare naturalmente al proprio profitto, ma in un'ottica, come dire, di distribuzione in varie forme di questo profitto, mettendo al centro della propria intrapresa, della propria iniziativa, il valore che genera per i dipendenti, per i clienti, per la comunità, in un'ottica di sostenibilità e di condivisione delle migliori esperienze. E quindi partendo anche da questo movimento che ha creato diverso rumore, diverse iniziative in America, poi si sono susseguite notevoli iniziative che sicuramente hanno aperto a un dibattito come quello che stiamo vivendo, quindi dove al centro c'è la sostenibilità di ogni genere, insomma, delle relazioni tra esseri umani, tra fornitore, tra produttore, tra cliente, tra produttore, eccetera, eccetera, alla sostenibilità umana. Come dicevo, la mia opinione è quella che il Covid ha sicuramente accelerato, come è stato detto, ma sicuramente ha reso tutti uguali di fronte a questa situazione, rendendoci assolutamente vulnerabili. E quello che purtroppo passa come messaggio alle generazioni che dovranno dopo di noi raccogliere il testimone per portare avanti quello che ovviamente ci è stato, come dire, consegnato da chi ci ha preceduto, penso che oggi non sia facilmente comprensibile o immaginabile. Credo che ci sia una situazione veramente particolare. Io posso solo immaginare che quando sono nato io, insomma, nella casa che mio padre o i miei nonni o i suoi genitori, i bisnonni, eccetera, avevano costruito. Sono cresciuto grazie, come dire, agli sforzi che lui ha fatto, la mia famiglia ha fatto per l'educazione. Ho girato il mondo viaggiando per strade o con aerei che sono stati costruiti, inventati da qualcuno, e consegnerò questo pianeta o quello che rimarrà ai miei figli, alle prossime generazioni, che cosa faranno? Sono giovani che stanno studiando, si stanno impegnando in mezzo a difficoltà che tutti sperimentiamo, ma che stanno studiando evidentemente per un qualche cosa che purtroppo domani rischia di non esserci più, oppure di essere assolutamente diverso da quello che la realtà richiederà. Questa sembra una frase fatta perché era un concetto che si è usato in tantissimi convegni, no? Si studia per dei lavori che non esisteranno più, eccetera, eccetera. Adesso è vero. Forse prima era uno slogan, adesso è vero. E quando anche prima il professor Rosina diceva sulle competenze, sulla digitalizzazione, certo, la digitalizzazione è fondamentale. Non saremmo qui a fare questo convegno se non ci fosse stato anche in questo momento il lampo di genio di questo ragazzo cino-americano che si è inventato Zoom. E quindi questo è sicuramente il risultato anche di un adattamento a quello che sta succedendo. Però sicuramente probabilmente non è sufficiente. Probabilmente, visto che questa equalizzazione, diciamo, della crisi porterà anche, come vediamo, a un crollo verticale delle attività produttive, commerciali, di ogni tipo, allora bisognerà tornare un pochino ai basics, e forse questi ragazzi che oggi magari studiano per diventare non so che cosa, ma quello che vogliono diventare, forse oltre alla digitalizzazione e a cose così sofisticate, che però capiamo perfettamente anche rispetto a quello che stiamo vivendo, possono essere, come dire, azzerate con un click. Ecco, forse allora è opportuno che questi giovani magari ritornino anche, lo dico anche qui a mo' di slogan o di battuta da bar, ritornino alla terra, perché c'è bisogno, come dire, anche di questo tipo di competenze nel mondo che verrà. Noi oggi stiamo affrontando la pandemia esattamente nel 2020 come nel 1920, con le mascherine, col distanziamento sociale, con la differenza ovviamente che ci sono gli ospedali, le terapie intensive, c'è Immuni, c'è qualsiasi cosa, quindi abbiamo evidentemente meno morti, però siamo ancora lì. E che cosa manca? Beh, mancano gli infermieri, banalmente, mancano i dottori. Non siamo stati in grado in questi mesi, non abbiamo fatto tesoro di quello che sarebbe potuto accadere, ma anche manca tutto questo. E quindi, per tornare sul tema, e poi lascio la parola ovviamente
a Stefania se si è potuta ricollegare, piuttosto che a interventi anche più, più alti del mio, però tornando all'economia rigenerativa, allora facciamo alcuni esempi che vanno anche in questa direzione. Prendiamo Dall'Ara, azienda meravigliosa che tutti conosciamo, in quella che è divenuta, grazie anche a Dall'Ara, la Motor Valley, eccetera. Ecco, loro hanno ridato indietro al territorio perché hanno creato un ecosistema della formazione che andasse a colmare il gap di quello che dicevamo prima, cioè servono delle persone formate in una certa maniera per poter fare quel tipo di lavoro, e quel tipo di lavoro ovviamente è un investimento, oltre che su se stessi, anche sulla comunità, perché la comunità è tenuta in piedi da quel tipo di lavoro. E Dall'Ara, consorziandosi da soli, ma anche con altre aziende di quel mondo, ha creato anche una sorta di accademia, un liceo tecnico che non esisteva, o quantomeno ha ripreso alcune cose che erano diventate un po' demodé. Oppure, facendo il salto dall'altra parte dell'Atlantico, Airbnb ha creato un'organizzazione no profit che mette a disposizione di tutti i programmatori che studiano o che vogliono apprendere come Airbnb funziona, con quali metriche, algoritmi, eccetera, un contesto nel quale questi algoritmi potessero essere condivisi e scaricabili, e quindi hanno accelerato la formazione e il successo di qualcun altro, quindi consentendo, come dire, non soltanto a loro stessi di beneficiare del proprio successo, ma anche ad altri. Ecco, quindi in conclusione quello che mi sento di dire è che sicuramente c'è bisogno di rimettere al centro la persona, e sicuramente non può che essere un moto di reazione che arriva dalla società civile, dagli imprenditori, da chi sconta sulla propria pelle questa situazione e ci soffre, perché rallentando lui, che è un imprenditore, che è un professionista, che ha un compito, come dire, un po' di guida, inevitabilmente rallentano anche molti altri che non hanno gli stessi strumenti per difendersi. Quindi dobbiamo sicuramente fare uno sforzo che arriva da noi, perché questa crisi, oltre ad aver messo in luce la debolezza, la fragilità del sistema economico italiano e mondiale, ha messo in luce anche la debolezza, ma in un certo senso l'ha certificata, di quello che sono le nostre istituzioni, che si trovano, come dire, a vivere come se il re fosse nudo. Cioè, prima della pandemia sembrava il meno peggio, in generale a livello mondiale, non sto parlando di Italia nello specifico, eccetera, eccetera, e adesso, di fronte a una crisi di questa portata, purtroppo non sono tutti insieme in grado, come dire, di approntare una risposta che guardi non soltanto alla contingenza del domani mattina, che è pur sempre importante, ma anche alla ripartenza, perché sicuramente si ripartirà, come dire, from the scratch, come dicono i miei amici americani. Ti lascio la parola, Stefano, grazie. Grazie Simone, bellissimo, intenso, breve ma intenso il tuo intervento, quindi grazie di cuore per essere stato con noi. Per capire se Stefania è tornata con noi, ritorniamo a lei nel rimettere al centro la persona, come hai detto tu, ai fondamentali, sia per valori che cultura. Quindi ci avevamo lasciati con lei sulla leadership al femminile e le nuove generazioni a seguito del UI Capi Digital Summit. Sì, Stefania, sentite? Con noi. Sì, Stefania, eccoci qua. Oh, finalmente, no. Scusatemi, stavo vivendo la frustrazione che vive il nostro paese in questo momento, perché il cinese ha inventato Zoom, ma poi noi non abbiamo le infrastrutture digitali a casa che reggono il video. Quindi mi sentivo molto frustrata. Non ti preoccupare, ti ascoltiamo. No, è già stato detto tutto. Io volevo forse dare qualche dato in più di contesto, perché mi metto un po' nei panni dei giovani di oggi. Quando tu mi hai invitato e mi hai parlato di imprenditorialità giovanile, ho pensato al contesto di riferimento e ho pensato al coraggio che ci vuole in questo momento dopo la pandemia. Già ci voleva prima della pandemia essere giovani in Italia e avere spirito di intrapresa, perché il nostro paese era già un paese abbastanza depotenziato rispetto al passato, con gravi problemi strutturali, con tagli di spesa lineari che sono stati fatti per anni senza dare impulso invece alle infrastrutture, che sono sicuramente abilitanti, come abbiamo appena visto, dello sviluppo del paese. E quindi il giovane che adesso si affaccia a un'impresa di qualunque tipo ha bisogno di un enorme coraggio. Però credo che il coraggio di cui ha bisogno questo ragazzo e i ragazzi in generale, io poi ho due figli di cui
uno ha 16 anni e la grande ha 18 anni, quindi mi trovo nel pieno del dubbio di dirgli che cosa fare e dargli dei consigli che non sempre sembrano mirati rispetto alla loro generazione. Mi viene da dire che il coraggio non è il coraggio degli eroi, quello di cui hanno bisogno. E qui magari impropriamente citerei Bertolt Brecht che diceva: sventurata è la terra che ha bisogno di eroi. Questi ragazzi non devono aspettare il Deus Ex Machina che viene da fuori, ma devono avere il coraggio della competenza, il coraggio dell'analisi, il coraggio dell'apprendimento. Però in un mondo come questo è difficile nell'Italia di oggi, dove c'è un'assenza di leadership palese, perché la mia generazione aveva, forse anche quella precedente ancora di più, dei leader davanti a cui fare riferimento. Adesso io ho un po' paura, ho il timore che ci sia un'assenza di leadership in generale. Prima i leader erano formati dalla Chiesa, erano formati dalla politica, dalla pubblica amministrazione, ovviamente dalle università. Adesso questa capacità in Italia di formare leader si è veramente persa. Tra l'altro abbiamo lasciato indietro più del 50% della popolazione, che, come dicevi tu, citavi prima la mia intervista, sono donne, che escono magari dalle università, si formano, ma poi non, nel percorso della leadership si perdono, perché non credono che la leadership sia, e questo vorrei che le nuove generazioni lo imparassero, le nuove generazioni di donne lo imparassero, non credono che la leadership e la gestione del potere sia un tema femminile, quando invece la creatività e la generatività di cui ha bisogno questa generazione tipica è endemica, è nel DNA delle donne, quindi abbiamo bisogno di più leader e più di leader donne a cui riferirci, secondo me. E poi abbiamo più bisogno di persone competenti, perché, solo per citare dei dati, in Italia abbiamo 150.000 posti di lavoro vacanti, malgrado tutto il problema di cassa integrazione, per mancanza di competenze. Poi abbiamo il 32% di disoccupazione giovanile, poi abbiamo solo il 9,1% degli occupati che fa corsi di formazione e, ancor peggio, solo il 5,1% degli inoccupati che fa corsi di formazione. E in più, in generale, solo il 19% della popolazione adulta possiede un'istruzione terziaria. E questo è molto grave per il nostro paese. Quindi, prima di parlare di reskilling e di upskilling sulle competenze digitali, dovremmo anche parlare di formazione di base, dovremmo far ritornare i nostri ragazzi a studiare su quali competenze. Anche questo è difficile dirlo, perché, come diceva prima il professor Rosina, bisogna imparare a imparare, però la formazione di base è necessaria. Quindi, oltre allo spirito di intrapresa, come prima cosa servono le competenze, come seconda cosa servirebbero dei leader che portano avanti una sfida, direi, abbastanza epocale in questo momento. Non ci dobbiamo dimenticare che l'Italia è almeno del 10% di PIL dopo la pandemia. Se cresce, se continua a crescere dello 0,6%, come siamo cresciuti negli ultimi 10 anni, recupereremo questo crollo del PIL nel 2043. Il 2043 vuol dire che perdiamo troppe generazioni su questa strada. E allora dobbiamo accelerare la crescita, e abbiamo un'occasione che sono i fondi comunitari, che devono essere impiegati entro il 2023 e spesi entro il 2026, che attualizzati ad oggi sono, il piano Marshall attualizzato ad oggi sarebbe 89 miliardi, questi sono due volte e mezzo il piano Marshall. Io ho un po' paura che l'Italia perda questa sfida se non investe veramente nei giovani e nelle competenze, ma deve affrettarsi a ritrovare la capacità di formare leader. Quindi siamo in un momento importante, con una serie di problematiche diciamo strutturali del nostro paese, che non sono facilmente risolvibili nel breve. Nessuno ha la ricetta. Io credo che sia molto vero che prima di risvegliare l'imprenditorialità bisogna risvegliare le menti e la creatività. Il lockdown in questo non ha sicuramente favorito le menti giovani, che si trovano già abbastanza sole nelle proprie stanze. Io vedo spesso, dialogo con i miei figli e sono molto preoccupata, perché loro mi dicono: mamma, ma noi giovani siamo abituati a vivere già in casa, perché noi ci connettiamo con gli strumenti digitali. Che va bene, però quella socialità, quello spirito di gruppo, l'unione, la comunità
che va ritrovata è fondamentale per queste nuove generazioni che si sono andate in lockdown prima di essere in lockdown, con competenze limitate. Quindi questa è la mia grande paura e il mio grande focus anche come nel mio ruolo in EY, come managing partner di 600 persone, la cui maggior parte sono giovani, e capo dei mercati, che deve ritrovare un mercato in cui lavorare con la consulenza. Quindi la mia preoccupazione è formare i giovani con una modalità che sia attuale e che non sia scontata e non sia banale, perché mettere in campo misure ovvie in questo momento è la cosa più semplice in un paese dove non c'è leadership. Invece dobbiamo mettere in campo misure straordinarie che non siano banali e che ritrovino il futuro di questi ragazzi che si sono autoisolati senza una comunità fisica intorno reale. Non so se volete che potrei continuare, però questo è il mio grazie grande Stefania. Cruccio. Grazie, ti ringrazio veramente tanto. Esploderemo in tutto l'anno prossimo i temi e vi chiederemo la cortesia di ritornare un po' a passare del tempo con noi, perché seppur non grande, ma mi prendo la responsabilità adesso di chiedervi la cortesia di non fare domande, ma essendo le 8 di sera, chi è a casa e soprattutto chi è rimasto con noi dall'ufficio, di ritornare ai suoi familiari, perché parliamo anche di tempo del lavoro e tempo della famiglia, quindi non dobbiamo dimenticarcelo. Quindi vi chiedo scusa, voi sapete che un cuore grande non è per non darvi la parola, ma è per il rispetto di tutti. Quindi io la chiuderei così, perché abbiamo chiuso in bellezza, in doppia bellezza, con una donna bella e con delle belle parole. Quindi io vi ringrazio, per favore scrivetemi domande e spunti, perché ci servono per il prossimo incontro di fine gennaio per i giovani, e ringrazio le persone che ho nominato prima e ancora tutti voi adesso. Grazie mille a tutti, grazie. Scusatemi grazie, ancora grazie per l'intervista. Mauro, buona serata. Stefania, spero di vedervi fisicamente presto. Grazie, grazie. Arrivederci. Ciao. Va bene, grazie a tutti e complimenti. Ciao a tutti.